inviterei la coordinatrice e anche membro del comitato di promotori, la dottoressa Delfina Scrocco, accogliamola con un applauso, non che sia terminato il nostro lavoro, però diciamo che adesso, da oggi fino al 15, un minimo possiamo aspettare. Allora, buonasera a tutti, grazie. Sì. Sono, mi sentite? Abbiamo solo, perché il marito effettivamente è quello più pratico con... Comunque, perché prendo la parola stasera? Intanto perché ho coordinato insieme al comitato dei promotori, che ho contribuito, diciamo così, a mettere su un comitato tecnico scettivo, ovviamente una cabina di regia di persona della sindaco di Nocera, a supportare, diciamo così, questa candidatura. In che senso? Che cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo? Non grandi cose, non cambieremo il mondo, piccole cose. Dopo che è stato inoltrato il dossier di candidatura a settembre, che si può fare un po', non si sente così in fondo, abbiamo pensato, come iniziativa del comitato dei promotori supportato da quello tecnico scientifico, e ovviamente abbiamo pensato di tenere vivo l'entusiasmo che si era creato, l'energia positiva che si era creata con la presentazione dei progetti da parte della città di Nocera e che sono stati inseriti nel dossier di candidatura. In che modo? Mettendo su, allestendo una serie di eventi, innanzitutto facendo delle visite guidate con le guide esperte per i movimenti della città, con alcune associazioni, citando alcune e invitando alcune associazioni della città ad animare i quartieri della città sempre di domenica, non solo, ma abbiamo poi allestito un festival musicale, diciamo così, che è stato in vari momenti, e dei quali sono stati rappresentati nel chiostro della biblioteca comunale ed altri, ovviamente per motivi climatici, all'interno della chiesa di San Pasquale adiacente alla biblioteca. Questo progetto, diciamo, che abbiamo portato avanti, questa serie di eventi che si concludono stasera, c'è stata una giornata dedicata al cinema e una giornata conclusiva oggi appunto dedicata alla musica, diciamo così, classica. Voglio spendere due parole su questi comitati. Allora, che cos'è questo comitato dei promotori? È un gruppo di persone che volontariamente, diciamo, si sono iscritte a questo organismo, su nostra sollecitazione, per darci idee, per supportarci e perché no, anche per mettere mano alla tasca e per dare un contributo a che si possano fare delle attività, perché purtroppo senza soldi le attività non si possono fare. Quindi il comitato dei promotori fondamentalmente è costituito da imprenditori del territorio, da professionisti, da operatori culturali, da associazioni che si sono lasciati coinvolgere, devo dire, con grande entusiasmo. Credono in questa candidatura, credono nel lavoro di Nocera, ritengono che qualcosa si può fare, possibilmente anche tutti insieme. Il comitato dei promotori ovviamente è costituito con una vera e propria associazione, abbiamo un presidente che è stato scelto tra gli imprenditori nocerini e Davide Calabria, che dovrebbe essere qua, che io ovviamente saluto e volevo a fianco a me, e poi da un comitato direttivo, cioè persone di buona volontà, siamo ben 17 nel comitato direttivo, che sono poi quelle persone che organizzano tutte queste, grazie, che organizzano questi eventi, che sono il risultato che vedete anche il sacrificio diciamo, il fare di molte persone. Oltre al comitato dei promotori, appunto rappresentato da Davide Calabria, abbiamo questo comitato tecnico scientifico. Questo comitato tecnico scientifico è costituito, mi dispiace, così spieghiamo meglio, perché sai meglio di me le cose. Allora cedo anche questo microfono, se il sindaco ha bisogno di entrare. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere qui, grazie Orfina per avermi chiamato. Per me è un enorme piacere vedere la nostra cattedrale piena di affetto nei confronti della nostra città, nei confronti di questa candidatura, nei confronti del nostro ordinario spettacolo, degli artisti che seguiremo stasera. Il percorso di Nocera è molto
città o di capitale della cultura, è stato un percorso ambizioso, molto lungo, e non vi nascondo che adesso ho un po' di emozione perché mancano pochi giorni, un po' di tensione perché il 15 si sa fare. Quindi noi abbiamo messo su questa grande macchina con l'aiuto di tutti, con l'aiuto dei miei collaboratori che ringrazio, con l'aiuto di Orfina, con l'aiuto di tutti i cittadini di Lucera e dei Monti Tauro che si sono spesi per questa candidatura importante, la candidatura di territorio. Vorrei invitare il rappresentante. Vedo Luciano Gioiello che è portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, che chiaramente entrerà in gioco in maniera importante quando si inizierà a parlare di progetti. Quindi dal 15 il Comitato Tecnico Scientifico più di ogni altro avrà questo ruolo di affiancamento dell'amministrazione, delle scelte, perché dovete sapere che se dovessimo andare in finale, l'ho detto più volte, tu lo sai bene, se dovessimo andare e rientrare tra le finaliste, avremmo già il titolo di capitale regionale della cultura, con tutto ciò che ne consegue, quindi con delle importanti risorse da parte della Regione Puglia, con ancora più entusiasmo, sono convinto, da parte del comitato dei promotori, da parte delle nostre comunità. Quindi dovremmo iniziare a fare delle scelte all'interno di quel dossier, che noi porteremo avanti con tutta la forza possibile per cercare di arrivare, speriamo bene, ad essere la capitale italiana della cultura e quindi a poterlo mettere in campo e realizzarlo completamente. Quindi questo è il sogno nel cassetto di una comunità, il sogno nel cassetto di una città e dico sempre di un territorio, perché la vicinanza dei sindaci dei Monti Tauro, quindi la vicinanza di questo territorio che si è speso per questa candidatura e che io devo ringraziare necessariamente, perché abbiamo per una volta dimostrato che il territorio non ragiona per campanili, ma ragiona per, come dire, ragiona come gruppo, e come gruppo si raggiungono i risultati. Quindi questo territorio ha avuto già un grande slancio e sono convinto che ne trarrà benefici negli anni a venire, perché quello che si crea qui difficilmente si distrugge a prescindere dalle sue tensioni. Sindaco di Casalbeccio, visto che sta qui, abbiamo la rappresentante dei Monti Tauro, noi. Prego, Sindaco, un applauso a lei. Ovviamente, prego, no, Sindaco, faccia lei il suo saluto, come lei rappresenta in questo momento tutta la comunità degli altri comuni coinvolti in questa candidatura. Sì, questa sera, buonasera a tutti innanzitutto. Stasera sono in veste di Sindaco dei Monti Tauro, ma soprattutto Sindaco di Casalbeccio, in quanto, come tutti sanno, la maestra direttrice d'orchestra Gianna Fratta, di origine di Casalbeccio, e Casalbeccio ha avuto l'onore di conferirle la cittadinanza onoraria. Oggi il sindaco Pitta ha voluto che fossi io tra i sindaci dei Monti Tauro a presentare, dico così, a raccontare, a conversare per i Monti Tauro con Gianni e con tutti quanti voi. Quindi sono onorato di questa presenza per questo motivo e sono felice, l'abbiamo detto in tutte le salse, di questa idea, di questo progetto che sicuramente sarà incisivo sulla nostra comunità da ora e per molto tempo. Sarà compito nostro farlo diventare tale. Grazie. Concediamo un attimo i sindaci. Grazie sindaco. No, li concediamo un attimo, tornato, torneranno. Lasciamo i presidenti dei comitati. Allora, è vero tutto quello che è giusto che siano proiettati nel futuro, però adesso un attimo ci dobbiamo fermare nel presente e in quello che è stato fatto in questo lasso di tempo. È necessario per poter dire almeno un grazie a tutte le persone che si sono spese perché le cose si facciano. Non sono semplici. Intanto stasera qui ci sono diversi nomi che fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico. Cominciando da Vito De Gironi, grazie per la sua professionalità, per la sua dedizione, ha lasciato tutto, ci ha seguito impeccabile, presente anche oggi da San Giovanni Rotondo per motivi di famiglia, ma è stato qua puntuale e preciso.
riceve premi tutti i giorni, che ha riconoscimenti al di là del nostro territorio. Per cui ogni tanto vorrei dire a noi lucerini, siamo troppo chiusi nelle case, siamo troppo chiusi noi stessi, siamo troppo, come dire, chiusi nelle nostre associazioni. Apriamoci, andiamo a curiosare, se si fa qualcosa, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Magari prima non sapevamo che cos'era, andando, conoscendo anche i nostri concittadini, i nostri compaesani. Qui si fa tanta roba, sul Superpennino si fanno tantissime cose, bellissime, di valore, di spessore, però dipende da noi se vogliamo dare o meno valore a tutto questo. Poi soprattutto se abbiamo la fortuna di avere delle persone come Luciano, come la maestra Gianna Franca, che stasera ci onora della sua presenza e che gratuitamente è venuta qui a Lucera per darci dono della sua arte, della sua professionalità, dobbiamo, come dire, grazie a queste persone. Ma nel comitato tecnico scientifico abbiamo anche, come sta Francesco? Vieni un po' qua, per favore. Francesco Pinizio. Down.
meglio, perché non voglio togliere più tempo a nessuno, voglio lasciare un attimo la parola per un saluto da Luciano. Buonasera, io veramente 20 secondi perché condivido tutto quello che il notaio Scocco ha detto. Voglio però approfittare, perché mi vedo in tanti, per chiedervi una cosa. Vedo tante persone qui, vedo pochi ragazzi. Dobbiamo cercare di andare a casa e dire ai nostri figli, ai nostri nipoti, di partecipare di più, ma non solo come spettatori, ma anche per le proposte popolari, perché i dirigenti scolastici, i professori fanno un grandissimo lavoro, però quei ragazzi devono cominciare a venire agli eventi, devono frequentare gli eventi culturali di Lucera, ma anche oltre gli obblighi scolastici. E secondo me se ce ne sono tanti che vorrebbero farlo, però forse non si abbatte ancora a quel numero. Quindi vi chiedo di partecipare in questo, cerchiamo di allargarci e così la terza fase sarà ancora più partecipata. Grazie. Presidente del Comitato dei Promotori, e subito dopo noi vi auguriamo una felice serata e vi ringraziamo per il tempo che ci avete dato. Ci auguriamo che questa candidatura possa innescare quel motore che da troppo tempo è fermo, creare sviluppo, creare cultura e soprattutto creare inclusione, perché è una città, è un luogo, è un capoluogo di provincia che purtroppo sentiamo sui giornali e sulle classifiche arrivare in ultima posizione. Beh, noi non ci siamo più, ragazzi. Signori, dobbiamo cercare di reagire. Anche questa è una reazione a quella classifica, a quella graduatoria. Buona serata e grazie a tutti. Grazie a tutti. Come mai il concetto di Luciano, il concetto espresso da Luciano, è partecipazione la parola di questa sera. Speriamo ci portiamo tutti quanti a casa. Prima, come detto, però, di iniziare il concetto, io inviterei immediatamente qui lo splendido Michi De Filippis e lo prendiamo con un applauso. Mi sono già fatto domani, io ho bisogno di darti la parola. E con te avrai tre ospiti a conversare strategie culturali del mercato. Ti affido, anzi affido alle domani, il sindaco Giuseppe Pitta, il sindaco Noè Andreano e soprattutto la direttrice della Piazza Gianna Fonda. Prego. Sentite, vero? Grazie. Intanto grazie per avermi scelto. Per me è un grande onore. Io non sono un indigeno, non sono lucerino, non sono un abitante, come dire, nato in questa terra, sono abruzzese, però sono legatissimo a Lucera, perché Lucera è la porta della mia terra e quindi come figlio della transumanza sono contento di stare in questo splendido tempio, che è un tempio, posso dire, che neanche Foggia, perché questa è una basilica, e che basilica, quindi grazie e complimenti e auguri a voi per questa bellissima che ospita questo grandissimo evento. Vivaldi, intanto Vivaldi, due parole, ho dovuto un po' studiare per venire da voi, ma poi perché ci sono dei talenti importantissimi. Il tempo di Vivaldi è quello di una Venezia decadente, dopo aver resistito ai turchi contro l'Oriente, però il tempo di Vivaldi è il tempo della nascita di una bellissima risorsa artistica che tocca proprio tutte le arti, dal canaletto, il fierro, la musica, l'operistica, il genio di Vivaldi. Quando Vivaldi, che chiamavano il prete rosso, che aveva questa capigliatura un po' particolare, arriva nel periodo più bello della sua vita, cominciano i suoi problemi. Intanto perché aveva un po' un carattere particolare, questo luogo non mi permette di scendere nel dettaglio, diciamo che era molto incline anche a una vita settimanale,
diceva che messa, qualcuno, le lingue cattive dicevano che non voleva dire messa perché aveva un'angina petto di sfondo forte, però forse la sua amicizia con una certa Giroux, che è stata una sua amica, gli crearono grossi problemi, tant'è che un giorno a Ferrara il nunzio apostolico andò da lui e disse: guarda, caro prete Rosso, tu non puoi né fare una messa né raccontarci di religione, devi tacere, devi stare zitto. E lì cominciò il suo declino fino ad accompagnarlo, come a tutti i mortali, alla morte nel 1740. Questa è la vita del genio di Valdi, e comincerei proprio da un genio vivente, perché già Marratta è un grande genio, un genio vivente, vivo e palpitante, figlia di questa terra. Io non sapevo che avesse questa matrice, questa macula germinativa di Casalvecchio, di Fratta, quindi sono di Casalvecchio. Io non lo sapevo, eppure io so tante cose della direttrice Fratta. Prima una domanda su Vivaldi. Come lo cataloghiamo nel panorama? Addirittura Bach si ispirò a lui, ma poi ha avuto questa difficoltà solo negli secoli futuri. È stato addirittura valutato un autore mediocre, diceva di lui Goldoni, anche se poi Goldoni, quando lo conobbe, lui lo accorse con grande affetto. Come mai, poi solo nel XX secolo, esplode il suo genio? Prego. Intanto buonasera a tutti e a tutti, e ringrazio la dottoressa Scrocco, i sindaci che sono qui con me per l'invito. Vivaldi, intanto ci dobbiamo chiedere perché dopo più di due secoli siamo qui ad ascoltare Vivaldi, perché non è stato molto amato da subito, perché capita spesso che quando le cose non si conoscono bene non si apprezzano. Per apprezzare tutto nella vita, le persone, le architetture, le cose, bisogna scendere nel dettaglio, e quando veramente vai a fondo puoi capire l'opera dei compositori, dei scrittori, dei pittori, dei scultori. Vivaldi ha vissuto una sorta di rinascimento, perché sono state tolte dal cassetto le sue opere, sono state analizzate, sono state fatte edizioni critiche, qui sono state studiate, gli autografi sono stati riportati nella scrittura più moderna, e quindi da quel momento è stato uno degli autori più apprezzati. Quello che ascolterete stasera volutamente è il suo brano più famoso. Vivaldi è stato molto prolifico, è un autore che ha scritto centinaia di concerti per violino, violoncello, clavicembalo, ha scritto pezzi sacri, ha scritto opere, ha scritto forme e generi molto diversi. Però il pezzo per cui tutti un po' lo ricordiamo è Le sue quattro stagioni. Chi di voi non ha sentito, a parte che purtroppo siamo veramente in tutte le solfe, nelle pubblicità, nelle segreterie telefoniche, cioè nella segreteria telefonica è la primavera di Vivaldi e l'80% delle segreterie, oppure l'inverno all'altro 20%. E quindi è un pezzo che è nell'immaginario di tutti voi, perché è uno dei brani, si dice, un pezzo di musica programma, perché mentre la musica è un'arte assoluta, se noi ascoltiamo la quinta sinfonia di Beethoven, ognuno può pensare a quello che vuole, può pensare forse qui Beethoven si immaginava il destino, perché qualcuno dice no, la tragedia della vita personale, no, l'inizio della sordità, ognuno può dare la sua interpretazione, perché la musica è assoluta, nelle note ognuno può mettere quello che vuole, soprattutto nelle note senza il testo. Invece nelle quattro stagioni c'è un sottotesto nelle note, perché gli strumenti vengono usati in modo sostanzialmente onomatopeico, sentiremo il canto degli uccellini, sentiamo i tuoni, il vento, i lampi, le fronde, le mosche, l'ubriaco, la caccia. Ogni stagione ha tutte le particolarità di quella stagione, appunto, e vengono ricreati da Vivaldi in musica, e questo è diventato uno dei pezzi appunto più eseguiti, talmente eseguiti
linguaggio così immediato che può raggiungere tutti noi ed è il simbolo più alto forse del linguaggio universale della musica. Tutti lo comprenderemo, tutti ci sentiremo uniti e attraverso la musica raggiungiamo forse un livello, diciamo, artistico ma anche culturale che è perfettamente in linea con quello che sta accadendo alla città di Lucera, capitale della cultura. Fratta è un punto di riferimento culturale fermo e indiscutibile della capitanata della Punta dell'Italia in Europa e anche altrove, perché dirigere importanti ritrovare Giove a Pompei di Umberto Giordano mai portato in scena, ritrovare il libretto, ricostruire quelle cose, portarlo in scena, è stata una delle operazioni culturali, un recupero culturale tra i più importanti che la terra in cui è nato Giordano non ancora forse ha fatto. Io perché proprio da questa riflessione non vi ruberemo mica molto tempo, perché vi vediamo ansiosi di ascoltare, le conoscete le quattro stagioni, ma forse non tutti conoscono come vengono interpretate dalla direttrice Fratta e dal maestro Dino De Palma. Anche Vivaldi iniziò come primo violino, come maestro di violino. Altro violino è quello dipinto, il sindaco di Lucera, il sindaco. È importante ripartire dal basso. Io sposo la tesi che ha qui brevemente tracciato il notaio Fino a Secondo, perché poi alla fine ci vengono imposte dall'alto. Invece, se il prodotto indigeno della cultura, della promozione del territorio nasce dal basso, chissà come cosa mi vada meno. È d'accordo? Pienamente d'accordo, perché è quello, è il leitmotiv che ci ha dato. Noi abbiamo cercato in maniera veramente importante la partecipazione dei cittadini, tant'è che i 196 progetti, i 197 progetti che abbiamo messo nel dossier sono arrivati tutti dai nostri cittadini, cieli che non ti danno, dalle associazioni, dai professionisti, dalle imprese. Quindi non abbiamo costruito niente. Quello che troveranno i cittadini e la giuria che piacciono è un concentrato di idee dei cittadini. Questo è il progetto culturale che ha deciso la città dal basso. Quindi non c'è persona più favorevole di me a che si parta dai cittadini, dalle associazioni e dal materiale umano, un patrimonio inestimabile che noi abbiamo in questa città e in questa terra. Io ne sono convinto, tant'è che ho osato immaginare Lucera capitale della cultura italiana insieme a Milano, e l'ho fatto con la consapevolezza che non sarei stato solo e che la città e che il territorio di Montidano, tutti oggi rappresentato da Lorema, vedo altri colleghi come Luigi Piacquaddio seduti tra i banchi, ho sempre avuto la consapevolezza che non sarei rimasto solo, che la marcia in più l'avrebbero data i cittadini, e così è stato. E dobbiamo forse, dovete forse avere un gesto, come dire, un tratto d'orgoglio diverso per venire fuori su questa riflessione, cioè per riappropriarlo della vostra, se posso dire della nostra identità, perché se noi facciamo un'operazione di questo taglio forse anche alcuni luoghi comuni decadono. D'altro canto sindaco Noè Andrà, che bel nome che è, che chi glielo ha dato, non so come, se posso capire, ma perché l'ha chiamato Noè? Io no. Devi alzare il microfono. Sì, io no. Era Noè, ho capito. Scusi la domanda. Dunque, intanto c'è stato un personaggio che non era molto amato da San Giovanni della Chiesa, però ha lasciato il contratto, era Federico II. Lui amava talmente tanto anche questa parte della capitanata. Voi ricorderete quel versonetto: va canzonetta mia, salutami Toscana e vai in Puglia Viana, la magna capitana dove occorre notte Dio. Questa capitanata
i cui Monti Dauni sono, come dire, un avamposto strategico. Come lo mettiamo in rete? Come facciamo un'operazione di questa natura? Innanzitutto questa operazione che ha avuto inizio con questo progetto è sicuramente un passo di questo lavoro di sintesi del territorio. Immaginare un territorio unito in un unico progetto è di per sé un risultato importante, perché ha permesso a questo territorio di immaginarsi importante, ed è questo il principale obiettivo, quello di creare consapevolezza delle potenzialità del territorio, delle potenzialità delle risorse umane, come si diceva, su questo territorio, e che quando c'è consapevolezza si può progettare, si può immaginare, si può usare. Allora, il risultato principale di questa attività, di questa azione, è proprio quello di aver mosso le coscienze di ciascuno, dai Monti alla Valle, Valle ai Monti, perché noi tutti abbiamo questo, nei piccoli paesi, nei nostri Monti Dauni, abbiamo la speranza che qualcosa possa cambiare attraverso anche la nostra valorizzazione culturale, attraverso la nostra valorizzazione paesaggistica, naturalistica. Abbiamo una serie di potenzialità che immaginiamo di poter sfruttare, di poter mettere a frutto per tutti i Monti. La rete, la possibilità che di lavorarci insieme sicuramente sarà lo strumento utile, per poter raggiungere questo risultato. I Monti Dauni come strategia di collaborazione lo stanno facendo da anni, non ci sono non soltanto a borsa culturale, non si improvvisano in questo momento. Ma un progetto di ampio respiro che possa arrivarci a portare i nostri comuni, il nostro territorio, le nostre comunità, soprattutto i nostri uomini, le nostre donne, alla ribalta nazionale, sicuramente sarà una spinta, un circolo virtuoso per poter andare oltre, per poter raggiungere i risultati sperati. Grazie Sindaco, un'altra domanda, poi mi taccio perché siamo nei tempi, poi chiuderò, se mi permette, con il direttore Tratta. Sindaco, io non voglio ricordarle, anzi domani vi mando un libretto di Garemola, si chiamano Prose d'Aule. Cioè, è possibile che tutti si accorgono di quanto è bello il territorio, di quanto è bella la Daunia? E i Dauni, che sono i vostri progenitori, se ne dimenticano, diciamo, parecchie cose. E quindi il comune di Lucera, di cui lei mi pare il primo azionista di riferimento oggi, dovrebbe, come dire, assumere questo ruolo guida, di accoglienza, come diceva il suo collega, caro amico, bisogna dire, creare una struttura che promuove il territorio, che muove il territorio, che sveglia il territorio. È un fatto di cittadinanza attiva molto importante quello che le spiega, perché la vedo molto sul pezzo. È possibile fare questa cosa? Io ho una mia teoria, quindi noi siamo veramente troppo abituati alla bellezza e alziamo poco la testa per ammirarla, perché fa parte di noi. Questa non è una colpa che io do a nessuno, è delle cose. Però i sindaci dei Monti Dauni, con i quali ho un rapporto di collaborazione da anni, quando non ero sindaco, conosco Noè e gli altri sindaci, molti dei quali ancora in carica, stanno e stiamo lavorando affinché si possa, l'Italia possa accorgersi di quanto è bello questo territorio, non solo l'Italia, di quanto ha da offrire il territorio di Lucera e dei Monti Dauni e di quanto si vive bene. Perché ce lo dice chi viene nelle nostre città, chi viene nei nostri territori. E noi, come è giusto che sia, miriamo sempre a una perfezione, a stare meglio, a migliorare le cose, deve essere così. Però a volte ci dimentichiamo quanto siamo fortunati, quanto viviamo in mezzo alla bellezza.
con un po' di, diciamo, di amore in più dobbiamo cercare tutti quanti di imitare i sindaci di Montedauro che si sono messi a lavorare ormai da tanti anni con poche risorse e con tanta buona volontà per cercare di far conoscere il loro territorio e di portare gente da fuori. Io credo che questo territorio viaggi con una marcia ridotta rispetto a quelle che sono le possibilità enormi che abbiamo, però sono altrettanto convinto che i nostri cittadini hanno, come dire, imboccato la direzione giusta e che questo territorio anche per mezzo della cultura si emarginerà e migliorerà sia a livello economico che a livello di qualità della vita. Qualità della vita che io ritengo essere già molto che io amo profondamente, è quella brutta notizia di Foggia Ultima come qualità della vita in Italia. Veramente questo territorio non lo meritava e noi abbiamo il dovere insieme a tutta la politica della provincia di invertire la tendenza e di cambiare le sorti di un territorio che può aspirare a ben altre posizioni, certo non a quella di Ultima. Guardi, sono contento di questa riflessione, perché era un bel castigo di Dio, si può fare, perché lei lo ha detto in una chiesa, che è la chiesa madre, la chiesa delle, è la chiesa delle chiese. Bene, allora abbiamo finito, intanto quel papillon dove l'ha preso? Di grande legame, no? Ce l'avevo conservato per la casa. E sta benissimo. Abbiamo finito. Allora, direttore Franco, le faccio una domanda di una banalità pubblica, ma lei se lo ricorda, la bellezza salverà il mondo, è così? La bellezza, intanto le voglio dire che sono una donna, le voglio dare questa notizia, quindi io sono anche nel io mi devo ancora provare, me lo ha detto anche la sindaca di Foggia, per cui io interpreto sempre i ruoli in maniera neutra, chissà perché il neutro lo portano sempre al maschile e mai al femminile. Il neutro ce lo sono in latino, noi abbiamo genere maschile e genere femminile, se no dovremmo usare anche la finale per il plurale. La bellezza salverà il mondo? No, no. La bellezza messa lì ferma, dove sta, in un museo, non salverà niente. Chi salverà il mondo sono le persone. Le persone che sanno valorizzare la bellezza, le persone che fanno in modo che quello che è il nostro passato diventi presente, diventi anche possibilmente futuro per le prossime generazioni. Io non credo che la bellezza da sola, fatta da altri, è incastonata in mezzo a note del passato come i Vivaldi o in cattedrali del passato come in basiliche come questa, possono fare qualcosa per il nostro futuro. Chi può fare secondo me? Nessuno di noi è così piccolo da non poter cambiare il mondo. Io l'ho fatto con il nostro caro Michi, perché stasera qui andrà a casa di cavolo, è vero, ma dovrò dire direttrice. È un piccolo cambiamento, lui rifletterà sul neutro, sul femminile, sul maschile e farà una riflessione. Abbiamo fatto un piccolo passo. Ognuno di noi lo può fare, io l'ho fatto dirigendo le orchestre, sono tutti uomini, sempre uomini, adesso ci sono sempre più donne, anche grazie a me, che sono contenta. Il sindaco lo può fare di Lucera o nella politica, il sindaco lo farà a Casalbecchio, ognuno di voi lo potrà fare negli ospedali dove lavorate, nelle scuole dove state, nelle fabbriche, dovunque. C'è la bellezza? Se c'è, valorizzatela, se non c'è, createla. Buonasera.